David Borrelli, da quale filosofia nasce il progetto Vetrine Online? La filosofia che c'è dietro al portale Vetrine Online è il tentativo di portare online non tanto il prodotto, come fanno tanti altri siti e tanti portali, ma portare la relazione, e cioè quella l'umanità che c'è tra l'esercente e il cliente finale. Cioè praticamente è come avere un cliente che può entrare in negozio anche se in modo virtuale. Esattamente, è il tentativo di portare online quella che è la normale interazione che c'è tra cliente ed esercente all'interno del negozio. Questo lo facciamo ovviamente attraverso la tecnologia e quindi utilizzando strumenti come la videoconferenza, la messaggistica. La grande differenza che c'è tra Vetrine Online e gli altri portali è proprio questo. Negli altri portali normalmente ho un prodotto, una foto, una scheda tecnica, qua invece posso comprare, interagire e quindi acquistare il mio prodotto, però prima posso vederlo, posso chiedere informazioni all'esercente, posso scambiarmi dei messaggi con lui, posso avere tutte le informazioni del caso come se fossi fisicamente dentro al negozio. Ecco, un esercente quindi che interesse ha entrare in Vetrine Online rispetto al suo portale? Beh, innanzitutto diciamo che è un portale gratuito che non prevede nessun costo, nemmeno anche di transazione, quindi l'esercente ha sicuramente il vantaggio economico di non dover pagare nulla, di avere visibilità e di poter in qualche modo portare l'esperienza di acquisto tipica che il cliente ha all'interno del suo negozio anche in una fase online, quindi di ampliare i servizi che può dare ai suoi clienti. In pratica avete creato una sorta di piazza virtuale dove ogni utente può passeggiare, passare di vetrina in vetrina, poi entrare, scegliere il prodotto e parlare direttamente anche con il commerciante. Il concetto è esattamente questo, cioè la possibilità che si ha di posizionare le proprie vetrine preferite nella propria piazza virtuale. È un po' come, se vogliamo, una logica anche tipica del centro commerciale, dove normalmente quando io entro i negozi che trovo all'interno non sono scelti da me, sono scelti da qualcun altro. In questo caso invece sono io che mi creo la mia piazza o il mio centro commerciale con le vetrine dei negozi che prediligo. Naturalmente Confcommercio l'ha pensata per questo periodo di difficoltà per l'economia, quindi per gli esercenti, i commercianti, ma è un progetto che quindi può funzionare anche oltre alla crisi, quindi al di là del periodo di lockdown. Questo è un progetto a lungo termine, un progetto che tra l'altro Confcommercio porterà avanti arricchendolo sempre di nuove funzionalità, perché crediamo che possa essere veramente uno sviluppo nuovo e diverso del mondo online. Fino adesso, ripeto, abbiamo sempre visto siti classici dove non c'è nessuna interazione umana. Il tentativo che vogliamo fare è di sviluppare molto di più il commercio di prossimità e portare la relazione umana che c'è tra il cliente e l'esercente in un mondo online, dando al cliente la possibilità di interagire in maniera comoda e all'esercente la possibilità di dare ulteriori informazioni e comunque ulteriori vantaggi alla propria clientela.